Dunque, per questo singolare evento, questo convivio, ci è venuto in mente di creare un piccolo personaggio particolare che si manifesta solo attraverso la voce, perché è una sorta di assistente vocale, un'interfaccia, credo si dica in termine tecnico. Ho dovuto cercare di entrare, ed è già questa una cosa strana, entrare in un'altra dimensione di pensiero. Immaginarmi come la tecnologia possa eventualmente interagire con tutto quel mondo che è fatto di improvvisazione e di relazione, che è proprio invece dell'essere umano. Ad un certo punto questo piccolo gioco si svela, ma soprattutto si svela attraverso una sorta di umanizzazione della macchina e quindi anche le difficoltà di una macchina che non ha probabilmente avuto le istruzioni per poter interagire in questo modo. Quindi non è ancora pronta per fare finta di essere un essere umano, perché alla macchina viene chiesto di ragionare, di avere un parere su quello che è accaduto, su quello di cui si è parlato durante il convivio. E questo è un esercizio probabilmente ancora impossibile, chiedere ad una macchina di avere una propria opinione.